Chi va a Sant'Agata dei Goti entri nella chiesa dell'Annunziata e ammiri questa perla del Sannio estremo. Lo ammiri anche per la cura amorosa con cui è tenuto oggi questo edificio sacro che ha attraversato i secoli fino a noi, facendo da arca di salvezza di tesori antichi dal rovinoso diluvio del tempo. Un amore fattivo per la bellezza che costituisce un autentico vanto per il Sud Italia così spesso vituperato. Quando qualche decennio fa in chiesa furono fatti dei lavori di manutenzione, si scoprì casualmente che sulle pareti, ricoperti da altri dipinti su tela, da altri su pellettili come l'organo o scialbati con la calce, c'erano affreschi vecchi di circa 600 anni e di pregevole fattura, come questa Annunciazione nell'abside. Sulla parete opposta vari episodi della vita di santi, tra cui il venerato Nicola di Bari, Santa Claus, il vero Babbo Natale, insomma. Qui ritratto mentre fa un dono intelligente, regala la dote a tre figlie di un padre privo di sostanze sufficienti per farle sposare. Altro gioiello della chiesa è questo polittico raffigurante anch'esso l'Annunciazione, in cui grazia e sontuosità si fondono in modo straordinario. E, ulteriore titolo d'onore per chi tiene questa chiesa visitata da intenditori d'arte e non solo, non ci si è fermati al nobile passato. Le vetrate di Bruno Cassinari, l'artista che piaceva tanto a Picasso, portano un contributo nuovo a questo luogo dove si adorano verità e bontà supreme, anche rivestendole di beltà confezionata da mano d'uomo contemporaneo. Ma la meraviglia dell'Annunziata sta sulla controfacciata, alle spalle di chi entra, o meglio allo sguardo di chi esce, affinché se ne vada con queste ultime immagini nella mente. È il maestoso giudizio universale di autore non identificato. Ho cercato di seguire tutti i vari passaggi da quanto è stato scoperto questo affresco, che era stato nascosto per tanti anni, e man mano sotto il bisturi del restauratore sono rinati questi volti, queste scene e questa vita che forse interessa anche l'uomo di oggi. Quando l'ultimo giorno della storia sarà trascorso, le trombe degli angeli squilleranno, i morti risorgeranno dalle tombe e Cristo giudice darà le retribuzioni promesse. Innalzerà a sé con una mano i giusti e respingerà lontano con l'altra i reprobi. E se è vero che oggi non sono più in molti a credere nelle realtà soprannaturali, paradiso, purgatorio e inferno, la visione di quest'ultimo conserva anche per i più disincantati un che di terribilità. È una realtà l'inferno, e Dostoevskij diceva che chi non sa amare ha l'inferno nel cuore. E allora l'inferno molte volte c'è e la gente lo percepisce, e forse deve anche aver paura di questa solitudine, di questa incapacità di amare, di aprirsi agli altri. Nell'affresco di Sant'Agata, risalente all'inizio del 1400, ci sono vari elementi di interesse. Le sette vergini, simbolo delle sette virtù che sconfiggono i sette vizi capitali, non sono capitanate dalla prudenza, che qui non appare tra le virtù cardinali, bensì dall'umiltà, inizio della via verso la carità. Canonica è la raffigurazione dei peccati e dei relativi contrappassi. Il ladro che ruba prima con gli occhi e poi con le mani, a queste due parti è appeso. Il fornicatore è attaccato alla parte di sé con cui ha praticato il peccato. Il blasfemo pende dalla bocca che fu malvagia e così via. Il dragone infernale ingoia i cattivi. C'è anche un personaggio con la tiara pontificia che viene segato in due dai diavoli. Si ritiene che la scritta, alquanto sibillina, Giuliano l'Apostata, celi in realtà Papa Urbano VI, Bartolomeo Prignano, noto per le sue malefatte. Ma la peculiarità di questo giudizio universale viene più sotto, con una serie di dannati qualificati per le loro professioni, che dunque potevano essere indicati a vista nella società del tempo. C'è il banchiere che truffa con i suoi denari. Ci sono giudice e notaio che confabulano per manipolare processi e documenti. Il fabbro ferraio, il calzolaio, l'oste, il mugnaio,
insomma tutti liberi professionisti rei di praticare in modo fraudolento le loro attività. Sembra quasi che il governo Monti sia passato di qui. Beh, Monti non è venuto qui, lui forse si ispira a certi principi economici che hanno una grande valenza nell'economia mondiale, però penso che una visita a questo affresco potrebbe motivare di più coloro che ci governano e motivare anche certe categorie per capire che anche loro devono mettersi in discussione per avere quel senso di giustizia e di un rinnovamento della nostra economia nazionale. Ma per riequilibrare il giudizio basta notare come la categoria più folta nelle grinfie di Satana sia quella dei governanti, dei potenti. Qui sono teste coronate che digrignano i denti. In vita hanno fatto penare gli altri, adesso tocca a loro. Un giudizio che è un manifesto antico, ma ancora utile per riflettere oggi.